stiamo partendo per una grande esperienza, io e Lepido. Come potete vedere mi trovo al porto di Marina Grande in Procida. Siamo diretti a Milano, dove ci attenderà una delle top model che ha fatto più parlare negli ultimi 15 anni. Alcuni dei miei amici come me avevano anche il calendario, comunque non vi dico chi è, eh. A dopo. Fermata numero 1 a casa di Marco, il grande Marco. Johansson, andiamo a casa di un americano? Scegliete Johansson, sarà questo Scegliete Johansson. Grazie, siamo arrivati. Ecco, siamo arrivati a casa di Scegliete Johansson. Eccolo il signor Schatz De Johansson, che si fa trovare, guarda, incontrate anche le scarpe del signor Johansson, il fratello di Scarlett. Scarlett De Johansson. Un saluto. Buonasera. Eccoci nella suite della famiglia Johansson, c'è una sede del 800 avanti Cristo, qui ci sono dei bellissimi lampadari d'arte. Quando uno va a dormire in questa stanza deve coricarsi in questo modo, con le mani giunte, perché aspetta la morte. Un giardino biologico dove il signor Johansson coltiva le banane e altri frutti. Potete vedere la Sagrada Famiglia, lì c'è il foro imperiale. Un forno macro onde, perché fa delle onde così grandi che sembra di stare su una barca quando metti a cucinare le cose. Qui c'è il frigorifero del signor Johansson, con tanto ben di Dio. A ospiti c'è una carota. E questo mobile è molto architettonico. C'è una papera, penso sia una papera. Un cane metallico. Una borraccia, non so, forse quando si disseta. No, questo Odissea nello spazio di Kubrick. Avete visto, penso, quel film. Questo era il telefono di Kubrick. Oh, signor Johansson, abita anche altra gente nel vostro palazzo? No, è la servitù. Ah, è la servitù. Va bene, grazie, caro. 24-2. Ore 22:46. Il nostro viaggio prosegue a mani giunte a dormire con il signor Johans. Buonanotte, signor Johans. No, 25-2-2018, ore, non lo so. Oggi si prende il treno, si va a Milano. Quando mi sembra la canzone di Dragon Ball qua. Ciao! La signora Concetta, che è più pazza del sottoscritto, si doveva tagliare i capelli. Mi sono offerto per un taglio, visto che avevo l'attrezzatura, che vado a Milano per lavoro. Ho detto ok, Concetta, tagliamo questi capelli. Concetta, che pensi? E ne ho approfittato. Grazie. Prego. Cristina. La signora Cristina, che mi ha chiesto un taglio scalato perché, come potete vedere, c'è un taglio pari e quindi ha bisogno un po' di leggerezza, e si è offerta, così almeno ammazziamo un po' il tempo. Grazie Cristina per la follia. Prego.
le 15.09 del 25 di febbraio 2018. Ci sentiamo tra poco. Tra poco vi porteremo in un grande posto. Fa un caspita di freddo. Ho aperto il frigo. Bella giornata mite, vero? Mi hanno detto di andare al terzo piano. Chi ci aspetterà al terzo piano? Sono un po' emozionato, lo sai? Lei? Prego, si accomodi. Ci sarà una bella signorina ad aspettarci. Siamo arrivati. Ciao, ciao, mi piace. Gentilissimo. Piacere, fa gentile. Nina. Ciao. Ciao, Nina. Ciao. Ciao. Cosa dire, sono molto stanco, sono le 11:11 del sempre lo giorno, sempre lo stesso, ma non ricordo. Siamo passati dai meno 2 gradi dell'esterno ai più 30 gradi del McDonald's. Oggi ho fatto un degradé a Nina Moric, è rimasta contentissima del colore, mi ha chiesto anche se domani glieli taglio, per me sarà un piacere. Persone veramente, sia lei che il fidanzato, alla mano, abbiamo fatto salotto, ci hanno invitato a cena e ci vediamo domani mattina, sempre per continuare la nostra avventura, e ci aspetta Nina a mezzogiorno a casa sua. Buonanotte. Febbraio 2018, ore 11:20, ci prepariamo per andare a casa di Nina per taglio di capelli e foto. Giorno 2 a casa di Nina Moric. Le 10:25 del 26 febbraio, sto stanchissimo come se avessi faticato, però sono soddisfatto. Avventura finita, basta, abbiamo fatto. Vedi? Avventura finita, finita. Poi dopo un po' di relax ce ne andiamo di nuovo, andiamo a mangiare da mia sorella e domani si torna a casa e si riprende la solita routine. Prossimo obiettivo non ve lo dico, però saliremo un altro poco più in alto, promesso.